Teledurruti Fulvio Abate. Poc'anzi al telegiornale ho visto un servizio che annunciava l'Expo di Milano 2015. Una sorta di workshop, c'erano dei tavoli e tante persone lì sedute che sembrava un po' la Leopolda di Renzi, c'era anche Renzi, ma anche un esame della scuola Holden di Baricco. Ho provato la sensazione del disumano, ho avuto la sensazione del disumano. Cos'è l'Expo se non una fiera? Io le fiere me le ricordo bene. Ho 58 anni, andare alla fiera, nel mio caso alla fiera del Mediterraneo, o anche i baresi alla fiera d'oltremare. Beh, andare alla fiera per me da bambino era qualcosa di straordinario. Era uno scrigno che si apriva. C'era l'insegna con la nave Fenicia inscritta dentro la ruota dentata, questo era il simbolo della fiera che io frequentavo. C'era la possibilità di vedere l'uomo che preparava le crêpes al Grand Marnier. E di mangiarle. E le crepe stavano soltanto lì. Soltanto una volta all'anno si accendeva l'insegna delle crepe. C'era modo di passare dai padiglioni tunisini dove acquistare un fez. E solo lì sarebbe stato possibile. Poco oltre c'era il padiglione dell'Uzbekistan. Chi aveva mai visto un uzbeko in vita sua? Mai. E lì c'era modo di acquistare il berretto degli uzbeki. Eccolo. La fiera era qualcosa di straordinario. Soltanto lì c'era modo di scoprire quegli oggetti. C'era anche il banchetto della Legione Straniera e lì avresti potuto comprare il legionario. Vedi com'è bello? Guardalo. Anche in viso è straordinario. Cos'è l'Expo se non una fiera? Ma perché diversamente dalle fiere, perdonate, della mia infanzia, l'Expo ti dà una sensazione di morte e di burocrazia. Le fiere. Tu le attendevi tutto l'anno per poter trovare questo, trovare il legionario. E c'era qualcosa di meraviglioso nell'attesa della fiera, nell'andare alla fiera. Per quale motivo l'Expo, che poi non è altro che una fiera, ti dà una sensazione di morte, di antipatia? La medesima antipatia che ti suggerisce la Leopolda di Renzi, la scuola Holden di Baricco, l'assenza di democrazia. La fiera era democrazia. Il bambino povero andava lì e tornava con il fez, il tubitecchia, così si chiama, e la statuetta del legionario dall'Expo di Milano. Con cosa torneremo? Punto di domanda. Se non con la sensazione della morte e dell'antipatia? Fulvio Abate.